vertici internazionali, li abbiamo fatti in occasione dei recenti consigli europei del G8 e ora procediamo in vista del G20 della prossima settimana a San Pietroburgo. Due dettagli su quella che sarà la presenza del Presidente del Consiglio, che intanto arriverà a San Pietroburgo il 4, lo dico a beneficio dei colleghi, probabilmente nel pomeriggio di venerdì avrà un'intervista televisiva col canale Russia 24 e quindi provvederemo poi a fare in modo che possiate avere subito i dettagli di quello che avrà detto a Russia 24 nel pomeriggio del 4 settembre, poi i lavori veri e propri del G20 invece il 5 e 6 di settembre. Allora, accanto a me ci sono, ormai li conoscete, Armando Varricchio, è il consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio, Fabrizio Pagani è un consigliere economico e anche rappresentante personale per il G20. E dunque, se Varricchio è d'accordo, forse cominciamo proprio con Fabrizio per qualche dettaglio sui contenuti di questo vertice della prossima settimana. Grazie Gianmarco, buongiorno a tutti. Dunque, come sapete e come diceva Gianmarco, il Presidente del Consiglio parteciperà il 5 ed il 6 settembre a San Pietroburgo al vertice del G20 sotto presidenza russa. Il vertice è organizzato in quattro sessioni di lavoro dedicate alla prima a crescita e economia globale, la seconda a crescita e sviluppo, la terza crescita e lavoro e la quarta a crescita e commercio internazionale. A queste si aggiunge una sessione informale di incontro tra i leaders dei paesi del G20 e la comunità business, a un certo numero di uomini d'affari e manager di grandi imprese multinazionali e un certo numero di rappresentanti dei sindacati internazionali. Due parole sul G20 che ormai conoscete, ma solo per ricordare che il G20 è il primo foro di cooperazione economica internazionale e sostanzialmente è il luogo dove si coordinano, si cerca di coordinare le politiche macroeconomiche, monetarie, direi fiscali e le politiche strutturali dei 20 paesi più grandi, delle 20 economie più grandi del pianeta. 20 economie che assieme sostanzialmente costituiscono l'80% del PIL mondiale e 2/3 della popolazione. Quindi potete immaginare l'impatto che il coordinamento e che le discussioni sulle politiche economiche dei leader di questi paesi può avere. Dico leader perché questo è anche, come ovvio, appunto un luogo dove si incontrano i leaders dei grandi paesi emergenti, quindi il presidente cinese, il premier indiano, solo per il presidente brasiliano e così via, con i leader dei paesi del G8 e dei paesi che ci sono più vicini europei e così via. Il vertice di San Pietroburgo è dedicato al tema della crescita. Rispetto ai vertici degli anni scorsi, vi ricorderete forse almeno gli ultimi due, quello a Cannes sotto presidenza francese nel novembre 2011 e quello sotto presidenza messicana a Los Cabos nel giugno 2012, questo vertice ha una differenza importante. Si tiene, forse per la prima volta dalla nascita del G20, in un momento in cui la crisi economica è meno acuta. Se si vuole usare un'espressione che si usa spesso nei consessi G20, la casa questa volta non è in fiamme, nel senso che nei primi anni, questo portò alla creazione del G20, la crisi finanziaria e poi la crisi del debito sovrano hanno fatto sì che il G20 si trovasse sempre a discutere questioni di imminente urgenza.
Adesso c'è la possibilità per i paesi e i leaders di questo gruppo di concentrarsi, di focalizzarsi su politiche che siano di crescita, che quindi che siano dedicate piuttosto al medio e lungo termine, che è un po' la ragione per cui poi il G20 ha una sua sostenibilità e una sua ragione di continuare ad esistere. E questo avviene in un quadro economico che conoscete, che vede, se volete, un riequilibrio in termini di crescita, con una parziale decelerazione della crescita nei paesi emergenti o in alcuni di loro, però con importanti segnali di ripresa non solo nel continente nordamericano, ma anche finalmente in Europa. Questi segnali diventano sempre più consistenti nelle ultime settimane e ci fanno sperare che si irrobustiscano ancora di più nei mesi che ci separano da qui alla fine dell'anno. Detto questo, la chiave di lettura principale del vertice è proprio questa, cioè come riuscire a supportare con politiche che siano politiche nazionali e quindi specifiche, target al nostro paese e al contesto europeo, ma anche che siano coordinate a livello globale questi primi segnali di crescita. Non si tratta più di riaccendere il motore della crescita, ma far sì che questo motore cominci a girare a pieni giri e produca effetti non solo sul PIL, ma anche sull'occupazione. Questo è un altro elemento fondamentale. Su questo i russi hanno avuto anche la sensibilità di dedicare un momento importante appunto al tema crescita e lavoro. Questo direi è un po' il cuore del summit. A questo però si aggiungono una serie di altri importanti temi, ne menziono due o tre. C'è un aspetto estremamente importante che riguarda la lotta ai paradisi fiscali, o più in generale il coordinamento delle politiche in materia di contrasto a evasione e elusione ed elusione. Questo è il vertice, si trova quindi, si situa, diciamo così, alla fine di un percorso che, ricorderete, era iniziato con il Consiglio europeo del maggio scorso, ha visto un momento importante nel vertice di Logerne del G8, e adesso il lavoro fatto prima a livello europeo e poi a livello, diciamo così, transatlantico e G8 trova sbocco nella sede più ampia del G20, perché evidentemente la lotta all'evasione fiscale, la lotta ai paradisi fiscali deve essere una lotta di tipo globale per essere efficace. Accanto a questo ci sono alcuni temi relativi agli investimenti e, per esempio, coordinamento di certe politiche regolatorie in materia di investimenti, e questo per esempio ci interessa perché, come sapete, ci sono importanti progetti del governo in quest'area. E un ulteriore settore è quello del commercio, no? Del commercio internazionale. Qui vi è un problema relativo al rinnovo della cosiddetta clausola di standstill, cioè l'impegno da parte dei paesi G20 di non adottare misure di tipo protezionistico per rispondere alla crisi. C'è ancora un dibattito aperto sulla data e sul, diciamo così, fino a quando rinnovare questo impegno, e questo sarà probabilmente discusso dagli stessi leader a San Pietroburgo. Ecco, questo, ci sono naturalmente molti altri temi importanti, ma che non menzionerei, insomma, che riguardano l'anticorruzione, lo sviluppo, l'energia e così via. Vorrei sottolineare un paio di punti che fanno il legame tra
l'agenda di questo gruppo e la nostra agenda nazionale, insomma, e quello che il governo ha fatto, sta facendo e farà. Ancora una volta, il tema della crescita è un tema che per noi è essenziale, che è al centro dell'azione di governo. E quindi c'è un perfetto allineamento, un perfetto incastro, se volete, tra quello che è quelle che saranno le discussioni a San Pietroburgo e quelli che sono i provvedimenti che il governo ha preso e che il governo prenderà. Vi faccio un esempio, l'esempio del lavoro. Qui un po' sul modello di quello che avevamo fatto noi a Roma, vi ricorderete che a giugno abbiamo convocato qua a Roma un vertice europeo con i principali paesi europei, mettendo assieme i ministri delle finanze e i ministri del lavoro di Italia, Spagna, Francia e Germania. I russi hanno preso questo modello e l'hanno esteso al G20, facendo la prima riunione che si sia mai tenuta dei ministri G20 delle finanze e del lavoro. Per appunto aggiustare e fare in modo che le politiche attive del lavoro e le politiche macroeconomiche siano coerenti. Questo è un importante passo avanti. Noi continuiamo a supportare questa idea e come sapete c'è un forte impegno del governo a continuare su questi temi, incluso naturalmente la riduzione delle tasse e del costo del lavoro dovuto a tassazioni, troppe tasse e contributi. Quindi se voi prendete i temi che vi dicevo, i temi principali, crescita, lavoro, commercio, qui vi ricorderete l'impegno del Presidente del Consiglio nel lancio dei negoziati transatlantici sul TTIP, questo grande partnership che dovrebbe portare a un mercato transatlantico tra Europa e Stati Uniti, quindi, e tasse, e qui ricordate ancora una volta il Presidente del Consiglio, l'impegno dell'Italia e del Presidente nella lotta all'evasione fiscale e lotta all'evasione fiscale anche a livello internazionale. Io direi che c'è perfetta sintonia tra quello che è quella che è l'agenda del G20, che si è sviluppata in questo modo grazie anche al contributo italiano, in certi casi determinante, e l'azione di governo. Un ultimo punto sugli aspetti relativi alla crescita. In passato, come sapete, come è noto, c'è stato all'interno del G20 un dibattito, a volte anche acceso, tra austerità e crescita, tra certi paesi che hanno sottolineato la necessità di misure di consolidamento fiscale e altre misure di stimolo. Questo dibattito, a mio avviso, fortunatamente adesso, oggi come oggi, negli ultimi mesi, è andato progressivamente scemando, anche perché molti dei paesi, a cominciare dal nostro, hanno messo in atto politiche di rigore e hanno fatto i compiti a casa. Sapete bene che il paese è uscito dalla procedura d'infrazione europea con un deficit sotto il 3%, è un surplus primario. E adesso appunto da parte di sostanzialmente di tutti i paesi G20 si guarda ai prossimi mesi con un unico obiettivo, ecco, quello di, come vi dicevo, di stimolare e supportare questi elementi di crescita che si vedono ormai prossimi. Ecco. Io mi fermerei qui. E... Sentiamo Armando. Sì, grazie. Buongiorno anche da parte mia. Io farei due considerazioni e poi entrerei brevemente nel merito dell'agenda del Presidente del Consiglio a San Pietroburgo.
La prima considerazione riguarda la natura stessa del G20, di cui Fabrizio Pagani vi ha descritto con direi, grande completezza i contenuti dei colloqui che avranno i leader, ma non dobbiamo dimenticare che il G20 è un grande esercizio di governance globale. Nasce come strumento che vuole affrontare i grandi temi. Ovviamente ha una composizione estremamente variegata, non vi sono soltanto paesi, come si dice, like-minded, quindi bisogna tenere conto di questo contesto che lo differenzia dal G8, dove invece oramai c'è un processo di grande integrazione e vi è la possibilità di affrontare anche con grande franchezza temi delicati. La seconda considerazione riguarda il contesto. Ovviamente non si vive in una bolla, c'è un'agenda che è stata messa a punto dalla presidenza russa, condivisa con i paesi membri, ma che non può non risentire del contesto del momento in cui i leader si incontrano. Inutile dire che viviamo in un momento in cui una zona a noi vicina, che è quella del Mediterraneo, Medio Oriente, rappresenta una questione, pone sul tavolo questioni di grandissima attualità, su cui i leader si sono confrontati in maniera molto intensa in questi giorni, e quindi questo tema figurerà in qualche modo fra gli argomenti non scritti, ma certamente ben presenti nelle discussioni. Veniamo adesso all'articolazione della presenza del Presidente del Consiglio italiano, il quale coglierà l'occasione offerta dal G20 per una serie di incontri bilaterali. Direi quello forse più rilevante, visto anche il luogo in cui ci si trova, è quello con il Presidente Putin. Inutile dire quanto stretti siano i rapporti fra l'Italia e la Russia. Questo incontro al vertice servirà per affrontare sia i temi bilaterali in vista del vertice italo-russo che si terrà in Italia in autunno, ma anche per affrontare temi dell'attualità internazionale, e quindi certamente sarà anche l'occasione per discutere degli argomenti che sono sulle prime pagine dei giornali in questi giorni. Il secondo incontro sarà con la presidente coreana. Corea, paese estremamente dinamico, paese che oramai rappresenta un motore dell'industria, dell'innovazione, che ha grandi interessi non soltanto dal punto di vista commerciale, ma che è un paese che investe moltissimo all'estero, investe nei settori di alta tecnologia. Ci spostiamo di continente, andiamo in Messico, incontro con il presidente messicano. Questo grande paese nordamericano che oramai rappresenta un player importante non soltanto in quella che appunto si chiama l'agenda globale, ma che è molto interessante dal punto di vista economico per le nostre imprese. E infine Singapore. Singapore è una piattaforma finanziaria estremamente importante, una porta verso l'Asia. Sapete quanto questo governo o questo Presidente del Consiglio attribuiscono importanza al tema degli investimenti, e quindi sarà l'occasione per discutere con il primo ministro Lee Hsien Loong. Come vedete c'è un filo che unisce questi aspetti ed è quello dell'agenda globale. Quindi un Presidente del Consiglio che si è concentrato nelle prime settimane della sua attività di governo molto sulla parte europea, ha avuto incontri con i leader del G8, adesso porta avanti questa agenda globale, che è un'agenda del governo, un governo che vuole proiettare l'Italia sui diversi scenari internazionali e che si muove anche con una strategia coerente di accompagnamento alla internazionalizzazione del sistema e quindi internazionalizzazione anche della nostra economia. In tutti questi colloqui quindi ci sarà modo di prospettare l'interesse delle nostre imprese a affrontare nuovi mercati, a crescere sul piano internazionale. Questi sono gli incontri fissati, quelli che si ritrovano con l'agenda, con l'orario, con lo slot e con il programma dal punto di vista protocollare. Però il G20 è un grande esercizio di contatti. Non per niente Fabrizio usava il termine molto appropriato di leader, è un esercizio di leadership.
Quindi ci sarà la possibilità di vedersi a tu per tu con tutti i più grandi leader del mondo con cui parlare, indipendentemente da quello che possono organizzare i collaboratori che fissano un'agenda di colloqui, ma è la possibilità di affrontare tutti i temi. Quindi al Presidente degli Stati Uniti, ai responsabili alla Presidente brasiliana, che certamente sarà un interlocutore importante per il Presidente del Consiglio italiano, alla Cina. Inutile dire quanto è importante per noi il rapporto con la Cina. Quindi, ecco, se posso dare un consiglio, un suggerimento, guardate ampio, nel senso che potranno nascere tanti rivoli di tematiche su cui poi noi lavoreremo i prossimi mesi. Grazie. Sì, intanto proviamo a chiamare un attimo solo un dettaglio logistico. Siccome vi seguirà poi materialmente a San Pietroburgo il portavoce dell'ambasciata russa qui a Roma, Alexander Paklin, ora proviamo a metterlo in collegamento così possiamo eventualmente avere qualche indicazione anche da lui. Intanto se ci sono domande per Pagani e Varricchio, siamo qui. La mia voce è questa, ok. Avete sentito? Buongiorno. E, volevo sapere, al di là, ho sentito, dottor Pagani, il problema dell'agenda economica. Forse potrebbe esserci entrare anche a disturbare il quadro questa situazione un po', diciamo, un po' più diversa dei paesi delle economie emergenti rispetto alle prospettive di exit strategy. Invece sì, è vero che l'economia sta andando meglio, però è anche vero che il solo tentativo annuncio dell'America di restringere, di rientrare dalla politica della politica espansiva, insomma, dell'economia, sta creando dei grossi problemi. Quindi potrebbe entrare questo nuovo problema, che è vero che l'economia va, ma però non se ne sa come uscire, nel senso la liquidità di drenare. Potrebbe esserci un altro argomento che turba un po' questo. Volevo sapere che parte potrebbe avere nell'agenda questo che riguarda Brasile, riguarda parecchi paesi che hanno finora trainato l'economia. Grazie. Beh sì, sicuramente questo potrebbe essere uno dei temi che alcuni di questi paesi, come lei ha giustamente individuato, forse il Brasile è uno di quelli che hanno posto il tema in maniera più forte, forse anche il Sudafrica, è il tema della cosiddetta ripercussione del tapering da parte della Federal Reserve americana. In realtà di questo a livello G20 se ne è già parlato alla riunione dei ministri delle finanze e dei banchieri centrali che si è svolta a luglio a Mosca. È un tema che riguarda, se volete, principalmente le banche centrali, quindi qui in questo caso, come sapete, i governatori delle banche centrali non ci sono, quindi è un tema più per il foro, per quello che si chiama il finance track del G20. Comunque è possibile che venga in qualche modo sollevato. E l'incontro col presidente Peña Nieto quando sarà? Che giorno? Giovedì 5 mattina. Quindi prima dell'inizio formale dei lavori del summit. Se non ci sono altre domande, io saluterei Alexander Paklin. Buongiorno Alexander. Buongiorno a tutti. Allora Alexander Paklin è il portavoce dell'ambasciata russa qui a Roma e sarà il vostro riferimento logistico nelle giornate di San Pietroburgo. Cosa ci puoi anticipare, Alexander? Dove sarà il centro stampa rispetto ai lavori? Che cosa è previsto come organizzazione proprio giornalistica per poter seguire i lavori del G20?
Sì, io adesso sono proprio al centro stampa internazionale del Palazzo Konstantinovskij, qui sarà il centro stampa per tutti i giornalisti che arrivano a lavorare durante il summit, ma volevo prima darvi brevemente una informazione, perché dal 3 settembre, dalle 9, sarà aperto il centro di accreditamento presso la stazione marittima di San Pietroburgo. Ma attenzione, perché la stazione marittima è abbastanza grande, questo è Terminal 4, Terminal 4 che si chiama in inglese Marine Facade. Tutti i giornalisti stranieri che arrivano a lavorare a San Pietroburgo devono recarsi a questo centro di accreditamento per ritirare il proprio badge. Per ritirare il badge servirà il passaporto oppure la originale della lettera della redazione. Dopo, dal centro di accreditamento sarà organizzato un trasferimento via nave veloce al centro internazionale presso Konstantinovskij Palace. Il centro internazionale comincerà a lavorare dal settembre 4, dalle 12, al settembre 7, sempre alle ore 12, 20 ore tutti i giorni. E lì tutti i giornalisti potranno accedere via mare e dal 4 settembre lavorare al centro stampa. D'accordo, quindi questo per quanto riguarda gli arrivi. Il centro stampa dove si trova? Nella zona stessa dei lavori? Sì, è molto vicina al Palazzo Konstantinovskij, dove saranno tutte le riunioni di lavoro e dove saranno anche degli incontri bilaterali, e poi è molto vicino anche ai sale conferenze stampa, dove poi tutti i leader terranno le proprie conferenze o i briefing durante questi due giorni di lavoro. Per questo ai giornalisti sarà molto comodo spostarsi con i shuttle per seguire questi eventi mediatici. In sostanza, quindi, per intenderci, dovremmo avere una sistemazione logistica molto più agevole rispetto a quella del G8 dell'Irlanda del Nord, per chi l'ha vissuta. Ci sono domande per Alexander Paklin, di cui magari poi separatamente, se volete, vi do il numero così. Aspetta, microfono, perché altrimenti non ti sente. Ah no, vabbè, ma tanto è in linea. Sono Enrica Agostini di Renews 24. Io personalmente, non so se altri, abbiamo avuto grossi problemi con l'accredito al G20, non abbiamo ben capito perché, problemi di foto e ancora io per esempio non ho il visto. Volevo sapere se le cose sono sbloccate o meno. Sì, le cose sono. Posso rispondere? Sì, prego Alexander. Prego, ti sentiamo. Sì, allora ho controllato la lista, tutti i giornalisti che hanno fatto la richiesta hanno avuto l'accredito, anche la troupe di Renews 24, allora tra oggi e domani la lista definitiva dei giornalisti sarà trasmessa ai consolati a Roma e a Milano, e tutti i giornalisti che non hanno ancora ricevuto il visto potranno ricevere il visto e recarsi e venire a lavorare a San Pietroburgo. Perfetto, grazie Alexander. Allora, se non ci sono altre domande per Alexander Paklin, due indicazioni proprio logistiche per quanto riguarda Letta. Dell'arrivo il 4 vi abbiamo detto con l'intervista appunto a Russia 24, dopodiché nella giornata del 5 i bilaterali cui faceva accenno Varricchio, faremo in modo che almeno in termini di riprese possano essere seguiti. Al momento l'unico incontro stampa di Letta è previsto ovviamente in chiusura dei lavori il 6, dovrebbe essere intorno alle 16 ora di San Pietroburgo la conferenza stampa finale del presidente Putin, seguiranno quelle ovviamente degli altri leader, e quindi nel corso della giornata poi invece del 5 faremo il punto per vedere come relazionarvi anche sui bilaterali e l'avvio dei lavori del G20. Quindi se non ci sono altre cose ci diamo appuntamento a San Pietroburgo la prossima settimana per quanto riguarda il G20. Grazie.